Siamo qui insieme a Giorgio Vitali, il quale in questo momento ci parlerà, introdurrà un argomento molto importante riguardante i rapporti fra Giuseppe Mazzini e Karl Marx. Abbiamo Più presentato. che parlare dei rapporti tra Mazzini e Marx, che sarebbe un discorso storicamente molto complesso, quello che a noi interessa in questo momento sostenere è un aspetto fondamentale della storia dell'umanità dall'Ottocento a oggi. Dall'Ottocento a oggi ci furono dei pensatori, dei rivoluzionari, i quali elaborarono una concezione della vita dell'uomo, della politica del lavoro, delle politiche internazionali che erano nell'interesse dell'uomo. Ci furono invece forze economiche, che sono quelle che comandano oggi, che si sono sviluppate sempre nell'ambito di questi ultimi 2 secoli e che hanno portato ai risultati che noi sappiamo. Queste forze sono, da una parte, le forze di socialismo nazionale espresse da tutta una serie di socialisti, intendendo per socialisti non membri del Partito Socialista, ma gente che aveva avanti agli occhi il problema sociale come espressione della propria concezione del vivere civile. Quindi non solo Mazzini. A noi ci interessa in questo momento invece parlare solo di Mazzini, perché Mazzini è stato l'esponente più vivace, più intelligente, più creativo fra tutti questi, che parte da Saint-Simon, che parte da Proudhon, che parte da tutto quel pensiero socialista che ha coinvolto tutto il mondo non marxista. E non a caso noi diciamo che il marxismo è stato funzionale agli interessi di loro signori, perché il marxismo, proponendo una società di formiche, ampiamente criticato da Mazzini stesso, qui c'è un libro, una raccolta di scritti di Mazzini, vedi caso, contro il socialismo. E Mazzini aveva inquadrato esattamente quello che sarebbe stato il marxismo. Tant'è vero che, come noi abbiamo affermato più di una volta, il bolscevismo è stato una creatura dell'alta finanza internazionale, la quale sapeva perfettamente che il bolscevismo sarebbe servito per il controllo delle popolazioni, delle masse, e in quel momento le masse erano quelle maggiormente raggruppate in un territorio che si chiamava e continua a chiamarsi Russia. Questo è stato il ruolo fondamentale del marxismo, del bolscevismo, della falsa oltretutto interpretazione del marxismo che è stato il bolscevismo, e dicendo questo diciamo una cosa importantissima. Noi non diciamo che il marxismo si identifica col bolscevismo, diciamo che il marxismo è stato una maniera con cui la finanza internazionale ha imposto il bolscevismo, cioè un'ideologia di partenza che è stata travisata nella sostanza, tant'è vero che uno di coloro che aveva capito il meccanismo è stato proprio Antonio Gramsci, italiano, il quale fu sistematicamente isolato dal Partito Comunista Italiano, e non a caso. Qui dovremmo parlare per delle ore, ovviamente. A noi quello che interessa in questo momento è far vedere un aspetto, un aspetto che noi svolgeremo nel tempo, e questo è il primo approccio. Il primo approccio che però parte da un libro che per molte persone potrebbe sembrare strano. È un libro pubblicato dalle edizioni Longanesi nel 1947. L'autore è questo, è un nome stranissimo, Emme Soseska, ma quello che a noi interessa è il titolo.
I baroni ladri. Facciamo vedere qui perché un libro recuperato fortunosamente, Edizioni Longanesi. I baroni, i baroni ladri derivano dai Robert Barons, che sono i famosi capitalisti americani del bravissimo fine XIX secolo, inizio XX. Perché? Perché la società di oggi nasce proprio nell'Ottocento. E allora, mentre Mazzini elabora un pensiero sociale elevatissimo, mentre Marx elabora un pensiero sociale importantissimo, di cui nessuno nega la validità, salvo poi dichiarare che il marxismo è stato il pensiero sociale di cui si sono avvalsi questi signori per imporre la loro potestà in una Russia che era asservita ai loro interessi attraverso Lenin. Se mi permetti, vorrei dire questo, che Karl Marx era perfettamente d'accordo con i capitalisti americani quando scrisse Il Capitale, quando scrisse il Manifesto. Il Capitale fu scritto per combattere direttamente Mazzini. È il Manifesto del Comunismo, anche perché evidentemente dava la possibilità ad un ampio raggio di persone di poter partecipare a quello che era la rivendicazione dovuta appunto a tutti i lavoratori del mondo, cioè la classe, era la divisione in classi, cioè la classe dei lavoratori che avrebbe dovuto alla fine vincere quel famoso conflitto con il capitale. Sì, utopistica che serviva per, attenzione, per però questo è sedurre servito, i coglioni. Attenzione, però questo è servito, come i fatti hanno dimostrato, cioè la classe operaia che è sparita, l'enorme classe media che ha incolpito tutto e il crollo dell'Unione Sovietica, cioè la patria di una classe media nell'URSS che era in realtà composta da una burocrazia di Stato, esatto, apparentemente esatto, iscritta al Partito Comunista. Ecco, però ci si è basati molto sul fatto che avrebbe ricevuto molti consensi la famosa manifesto del proletariato, destinato poi a vincere nei confronti dello stesso capitalismo, cosa che era utopica e che poi non è esattamente riuscita. Non si è mai verificata. Quindi, a prescindere da questo, l'importanza di questo scritto è servita, almeno così questi sono i fatti che lo dimostrano, è servito più ad una elite capitalistica americana che non a quelli che erano i veri interessi dei lavoratori, insomma. È naturale. Diciamo questo. Bene, continuiamo allora. Continuiamo sulla cosa e continuiamo appunto su questo strano libro. È un libro che nella sua storia ripercorre un po' quello che noi abbiamo già detto in una precedente intervista dedicata a questi arrampicatori sociali, in realtà pirati. Mostrami ancora la copertina, sì, e quell'altra. Di cui abbiamo ampiamente parlato in una precedente intervista, con le speculazioni finanziarie fatte sulla pelle dei lavoratori delle ferrovie che stavano nascendo negli Stati Uniti e su tutti i fessi che avevano investito. Vogliamo ricordare chi erano i baroni ladri, cioè Vanderbilt, Gold, Morgan. Siamo ancora prima. Adesso diciamo Rockefeller, Fisk e tutti i grandi avventurieri che erano dietro finanziariamente alla nascita delle ferrovie, perché tutto nasce in quel decennio che va dal 1840 al 1950, dove nascono, si sviluppano questi autentici pirati, e poi i quali durante e subito dopo la guerra di secessione negli Stati Uniti diedero il via alla nascita importantissima, fonte di civiltà fuori discussione, ma contemporaneamente fonte di genocidio, perché furono sterminati pelle rossa che si opponevano allo sviluppo delle ferrovie, ben sapendo che le ferrovie avrebbero distrutto la loro economia e la loro vita. Al genocidio dei bisonti, furono uccisi milioni di bisonti pur di far morire di fame i pelle rossa. Allora, ha dimenticato una cosa, lo sfruttamento dello schiavismo.
lo sfruttamento dello schiavismo, ma soprattutto di quello schiavismo indiretto che è stato costituito dei lavoratori cinesi che lavoravano alla posa dei binari. No, c'erano anche i negri, eh? Pochi, erano molti, erano cinesi, ma era la stessa cosa, erano trattati pure peggio. Allora leggiamo un piccolo periodo e richiamiamo da una parte l'attenzione su questo libro, dall'altra quello che abbiamo già dichiarato qualche giorno fa in riferimento proprio a un libro dedicato alla storia di queste ferrovie. Leggiamo solo un pezzettino per indicare esattamente che cosa, riuscire a far capire che cosa ai nostri amici, che in contemporanea, mentre in Italia e in altri paesi nasceva la teoria socialista, negli Stati Uniti si stava imponendo la dinamica liberal-liberista tipica degli Stati Uniti, gestita da autentici delinquenti, pirati, arruffatori di popolo e ladri, cioè quelli che comandano oggi nel mondo. Con quelli che gestiscono, gli eredi di questi qui sono quelli che gestiscono la finanza mondiale, con gli stessi criteri, con la stessa mentalità, con lo stesso modo di proporsi nei confronti degli altri. Leggo semplicemente da questo importantissimo libro, che è un libro di ben 600 pagine, un piccolissimo periodo. Un duello imperniato sul possesso delle azioni si iniziò a base di colpi e di contraccolpi legali e continuò per tutta la primavera e per tutta l'estate del 1869. Essendo il consiglio di amministrazione ugualmente diviso fra le due forze contendenti, vi furono alle volte anche dei pugilati per il controllo del libro delle azioni. Finalmente, ritenendo di avere leggi a sufficienza in proprio favore, Jim Fisk marciò alla volta di Albany, a capo di una dozzina di uomini di fatica per occupare il quartier generale della piccola compagnia ferroviaria. Quivi giunto, si incontrò col nemico, cui gridò di non muoversi e di arrendersi. Prendete lo slancio, ragazzi, ed impossessatevi degli uffici. Scacciatene la banda, egli gridava. Ma una ventina di uomini nerboruti si slanciò da una porta e fece rotolare giù per le scale Fisk e i suoi. È una storiella che sembra una storia ricavata da un film western. La realtà è che i film western sono film che ricordano questi avvenimenti, che sono realmente avvenuti. E non solo, queste persone che aggredivano in questa maniera per il controllo del pacchetto azionario, i loro eredi e i loro automatici esecutori continuano a tutt'oggi a insistere, sono quelli che hanno messo in piedi il sistema dei derivati finanziari per utilizzare ugualmente lo stesso sfruttamento nei confronti di una popolazione molto più vasta che non erano semplicemente quelli che avevano fessi acquistato le azioni, no, delle ferrovie. Andiamo avanti. Voglio ricordare per inciso che il mercato dei derivati è stato quantificato in termini di appunto quantità. Di quantità in qualcosa come 8 volte il PIL mondiale. Esattamente, 8 volte il PIL mondiale, cioè un vortice di pseudoazioni ai quali i fessi continuano a aderire nella speranza cretina di ottenere dei risultati economici e finanziari con poca fatica. Ma a questo punto, come abbiamo già detto altre volte, erano molto più intelligenti quelli che acquistavano le azioni di queste compagnie ferroviarie. Perché? Perché era ovvio che le compagnie finanziarie non erano la Parmalat, cioè erano delle società che stavano creando una ricchezza concreta, evidente, ammazzavano della gente,
ma le ferrovie che avrebbero attraversato gli Stati Uniti rappresentavano una ricchezza incredibile. Soprattutto qui, perché? Per quale motivo? Perché dovevano trasportare anche il petrolio. Tutto, ma soprattutto tutto, il petrolio. Armi, petrolio, cittadini, emigranti trattati peggio di bestie, che ci sono le fotografie di come li mettevano in questi vagoni, tutto, merci, tutto, tutto, commercio con l'est avveniva attraverso le ferrovie, perché l'est comunicava con i porti degli Stati Uniti d'America del Pacifico. Certo. Quindi cosa voleva dire? Voleva dire una ricchezza enorme. Bene, questi sono riusciti a truffare anche quei poveracci. Il partito di Ramsey e Morgan, ecco Morgan che arriva, oppose la forza alla forza, la corruzione alla corruzione, la doppiezza alla doppiezza. Il risultato della prima fase della battaglia fu che Ramsey e Morgan si impossessarono dell'estremità della strada ferrata dalla parte di Albany, mentre Fisk si ritirava nella stazione terminale della sua ferrovia a Binghamton, dove si fortificò solidamente con l'aiuto dell'autorità locale. Certo che l'autorità locale era interessata a far arrivare la ferrovia lì, no? Mi pare ovvio. Tutto il traffico della Albany e Susquehanna si arrestò, i suoi affari si trovarono in una confusione deplorevole e coloro che abitavano lungo la linea che, basando molte speranze sui benefici di là da venire, vi avevano investito i propri risparmi e si erano quotati per la sua costruzione, non solo vennero a essere privati della possibilità di usufruirne, ma restarono stupiti e terrorizzati dagli atti di devastazione e di barbarie compiuti dai capitani contendenti. Ecco qui, ci troviamo esattamente in una situazione di pirateria, di filibusteria, esattamente come quella che nel 600 depredava i galeoni spagnoli, ma almeno in quel caso i galeoni spagnoli portavano oro ottenuto con la schiavizzazione di quelle povere popolazioni di indigeni che venivano maledettamente maltrattati. Qui invece no, qui erano poveracci, erano emigranti per lo più, era gente che cercava la ricchezza e gli avevano detto: guardate, investite nelle nostre azioni, ma nemmeno in quello. Questi sono dei mascalzoni, vanno distrutti. Quello che io voglio dire è che questa gente va distrutta, va realmente tolta dalla faccia della terra. Sono questi quelli che distruggono l'umanità. Non diventare minaccioso, Giorgio. Perché no, voglio esserlo, perché è così. Allora, ritorniamo alla questione. Abbiamo parlato prima di una correlazione tra il socialismo marxista e gli interessi di questi pirati. Questi hanno sempre agito di converso, hanno finanziato il marxismo fino alla fine, stanno anche oggi in Italia utilizzando i post-marxisti per fare i loro interessi in questo sporco paese di cretini, idioti, no, che hanno votato a Roma, hanno votato per un personaggio di uno squallore totale che si chiama Marino. Sì, lo sappiamo. Ecco, il quale è vittorioso nella sconfitta totale, ecco, solo lì poteva essere vittorioso. Allora, siamo a questi livelli. Vabbè, a questo punto spero di essere stato chiaro con i miei amici. Veniamo al dunque della questione. Cosa proponeva e che cosa in realtà significava la proposta mazziniana? Qui abbiamo molti testi da prendere in considerazione. Vedremo quello che dovremo dire e continueremo sulla nostra strada. Qui c'è questo articolo bellissimo di un noto giornalista, Giovanni Luigi Manco, Capitale e lavoro nelle stesse mani. Questo è il punto essenziale del principio mazziniano. E vediamo alcuni punti. Libertà e uguaglianza sono un binomio indissolubile.
L'una non può essere senza l'altra. La libertà non può essere in un contesto nel quale disparità economiche lasciano di fatto i mezzi di comunicazione a una ristretta elite di plutocrati. Quello che avviene oggi in Italia. I mezzi di comunicazione sono in mano ai plutocrati. La Repubblica, il giornale, Libero, poi diremo la anche, stampa, diremo anche il Corriere della Sera, certo, sono in mano ai plutocrati, certo, e hanno una caterva di giornalisti che in realtà sono degli scribacchini acefali, cioè senza testa, pennivendoli, i quali ovviamente scrivono a pagamento, scrivono quello che dicono di scrivere. Fingono di ignorare quello che viene a livello internazionale. Anche perché se non scrivono quello che gli dicono, non perdono il lavoro. Ecco. Sì, li licenziano. Quindi quando hanno famiglia le dicono cosa devono fare. Allora, a una ristretta elite di plutocrati dove la democrazia diventa la più perfida delle menzogne. Chi ha voce ha invariabilmente dalla sua parte la ragione. Gli altri, gli uditori, possono solo subire. Lasciarsi plasmare dai tam-tam mediatici, consentire al plagio delle coscienze, finire come le scimmie a battere le mani a comando. La libertà o è di tutti o è il suo opposto. Oppressione. L'illibertà di alcuni contraddice la libertà di altri per la semplice ragione che l'uomo è umanità. È nel più profondo della coscienza, gli altri tutti e la condizione degli altri è pure la sua. La menzogna dell'individualismo è anche la menzogna della libertà, della democrazia a sua misura. Voi fate scendere la democrazia nell'angusta scena delle tendenze individuali, dandole come mezzo i diritti individuali, come fine una mera teoria della libertà, e in questo modo della democrazia distruggerete l'organicità del suo pensiero, i suoi istinti eminentemente sociali, i suoi desideri di educazione generale. Mi sembrano dei principi fondamentali scritti in un linguaggio che è un po' quello dell'Ottocento, ma perfettamente comprensibile. E questo Manzini l'ha scritto nel 1840, dove iniziava l'epopea in America di questi mascalzoni, di cui eredi sono quelli che stanno martoriando l'intero popolo dell'intera globo terracqueo. Per realizzare una società basata sull'essere, tutti i suoi membri dovrebbero partecipare attivamente al suo funzionamento economico, quali liberi cittadini. In altre parole, il nostro affrancamento dalla modalità esistenziale dell'avere è possibile solo a patto che si attui la piena partecipazione democratica a livello industriale come politico. Vorrei che qui le persone che ci ascoltano, gli amici che ci ascoltano, riuscissero a capire come non solo nell'Italia e nel mondo cosiddetto liberale di oggi le persone sono completamente lavate, il cervello delle persone è completamente lavato dai media asserviti, ma questo rapporto, che è un rapporto di dipendenza sia psichica che fisica, si sostanzia in una situazione di questo tipo. Esistono dei lavoratori i quali vanno perdendo sistematicamente uno dietro l'altro tutti i diritti acquisiti all'interno della storia del Novecento, soprattutto in Italia. Mentre abbiamo una massa di disoccupati che sono funzionali all'interesse di questi speculatori, non solo come pensano le persone, in quanto il disoccupato rappresenta una minaccia per l'occupato, ma anche perché è la conduzione del disoccupato, cioè della persona mezzo schiava, in attesa di essere schiavizzata, che interessa a queste persone. Vecchi trafficanti di schiavi, hanno fatto sempre i trafficanti di schiavi. Questa è la logica del sistema che le persone devono capire. La disoccupazione, la facilità di licenziare, non è tanto nel fatto che io mi libero di individui che in una maniera o nell'altra sono di peso per la produzione ipotetica della mia industria, è che mi serve la massa del disoccupato
come dicevo, perché è la condizione del disoccupato che è la precondizione della schiavitù. Allora, le cose che esiste fare è dell'avere. È possibile solo a patto che si attui la piena partecipazione democratica a livello industriale come politico. Questo scriveva Mazzini. Se io parlo di partecipazione, non posso dire che il cittadino partecipa alle cose dello Stato semplicemente perché ogni qualche tempo lo induco a votare. Perché io voto sistematicamente delle marionette. Non solo mi inviti a dare il consenso al tuo infame potere, ma ti faccio votare delle marionette. A maggior ragione piego la tua mentalità, piego il tuo essere a accettare la dinamica di scontri fra, quando va bene, comitati d'affari, i quali ovviamente sono gli stessi, come ha dimostrato oggi la storia italiana, che a fronte di una contestazione sia pure piuttosto superficiale, rappresentata dai grillini, i comitati d'affari della destra e della sinistra si sono messi assieme e hanno fatto un governo che ovviamente è bloccato. Governano per modo di dire, questi non fanno niente. Ma deve assolvere il compito di fare un governo di transizione. Esattamente, transizione verso che cosa? Verso un'altra transizione. Esattamente, anzi verso una transazione. Una traghettatura, insomma. Traghettassero l'anima degli mortacci loro. Ecco, bravo, Giorgio. È essenziale che i prestatori d'opera rappresentino se stessi anziché essere rappresentati dai funzionari sindacali estranei all'azienda. È verissimo. È quello che succede sistematicamente in Italia, dove abbiamo dei personaggi che sono i rappresentanti della quadruplice sindacale, i quali non sanno niente, non capiscono niente, interferiscono perché si sono venduti a quello più ricco e servono semplicemente come mediatori d'affari per gli interessi dei più ricchi e dei più forti, più violenti. Il sindacalismo ha un significato se è all'interno dell'azienda, costituito dai lavoratori che operano all'interno dell'azienda, se no non è sindacalismo, non è interesse dei lavoratori, è interesse delle cricche di potere che ovviamente si diffondono sia ovviamente all'interno delle organizzazioni datoriali quanto all'interno delle organizzazioni dei lavoratori. Si tratta sempre di burocrati che agiscono nell'interesse del potere. E lo stesso principio vale per la democrazia politica. Questo è un pezzo, niente un po' di meno che di Fromm, Avere o essere, stampato a Milano, tradotto dall'inglese, a Milano nel 1977. Leggeremo in un proseguo di tempo altre cose perché abbiamo altre cose da sostenere. In questo momento mi limito semplicemente a un'altra lettura, parleremo di altre cose al momento opportuno. Sempre per parlare di Mazzini. Fai vedere la copertina. Sì, sempre per parlare, questo è un numero della rivista Il Pensiero Mazziniano. Allora, si parlava di Costituzione italiana. Allora, vi faccio vedere cosa significa pensare una Costituzione. Come si discute una Costituzione dedicata a tutti i disinvolti manipolatori della Costituzione. Un dibattito del 1849, l'articolo è stato scritto per questo numero del Pensiero Mazziniano da Roberto Balzani qualche tempo fa, perché il numero è del 2004. Però è interessante leggere cosa diceva Mazzini. Per dirigere la guerra, così Giuseppe Mazzini all'Assemblea Romana il 18 marzo 1849, in un famoso discorso, avete necessità di un potere che quanto più i capi sono straordinari, quanto più l'urgenza è grave,
sia rivestito di poteri straordinari, abbia in sé un concentramento di facoltà straordinari. Ora, noi abbiamo oggi qui una Presidenza della Repubblica costituita da tale Giorgio Napolitano, il quale è un cialtroncetto qualsiasi, lo dicesse, se gli dispiace, lo vada a dire, vada a piangere appoggiando la testa sulle spalle di un corazziere, magari salendo su un gradino da qualche parte per adeguarsi alla stazza del corazziere, se non gli va bene. Il quale che cosa fa? Pur non avendo nessuna autorità, pur non avendo alcun prestigio, manipola la Costituzione come gli pare a lui o come gli ordini i suoi padroni di oltreoceano, senza però avere coscienza da fare un atto significativamente e politicamente e importante. Abbiate dunque un potere uno, un potere capace di tutta l'energia richiesta dalle circostanze. Voi avete dichiarato che fareste una Costituzione e io vi dico che una Costituzione non può farsi oggi. Vi sono due specie di Costituzioni, Costituzione italiana e Costituzione romana. Una Costituzione romana, secondo me, non deve farsi, una Costituzione italiana non può farsi. Parmi che Roma dovrebbe avere dalla commissione che incaricaste di redigere la Costituzione una dichiarazione di principi, un'espressione di fede. Una dichiarazione di principi, una serie di guarentigie per la libertà individuale, di coscienza, di associazione, di stampa, per tutte le libertà che costituiscono il vostro diritto più sacro. E un'organizzazione del potere. Quando avrete queste tre cose, avrete per me tutto quello che in questo momento, pendendo la guerra, voi potete e dovete avere. Quindi Mazzini, nel pieno della guerra, nel pieno dell'ingresso, tra l'altro, dei francesi in Roma, diceva queste cose ai costituenti della Grande Repubblica Romana nel 1849. Cioè, cosa intendeva dire Mazzini? Intendeva dire che la Costituzione o è una Costituzione o non lo è. La Costituzione italiana è un coacervo di norme, di leggi, talmente pieno di norme, talmente affastellato di cose che ciascuno voleva mettere lì in mezzo, eccetera, tant'è vero, non è stata mai realizzata. Mai realizzata. E il richiamo oggi alla Corte Costituzionale serve come cavoli a merenda, perché quando tu ricorri alla Corte Costituzionale, posto che ti ci fanno fare, poi hai una risposta della Corte Costituzionale che molto spesso non corrisponde esattamente allo spirito della Costituzione. Continuiamo con un'altra frase. La Costituzione della Repubblica non fu perciò il frutto di un impegno diretto di Mazzini. Gli uomini che più ne discussero fra aprile e giugno 1849 furono altri: Quirico Filopanti, Carlo Luciano Bonaparte, attenzione, Carlo Luciano Bonaparte, Aurelio Saliceti, Cesare Agostini, Enrico Cernuschi, Livio Mariani, Giovanni Grinzelloni, Rodolfo Odinò, Giuseppe Gabussi, Giuseppe Galletti e poi Ballanti e Lisabe Grifoni. Siamo di fronte a un campione, è stato scritto, di tendenze e provenienze diverse, democratici influenzati dal socialismo, democratici legati alla tradizione giacobina, democratici mazziniani, liberali moderati, che avevano aderito alla Repubblica perché avevano visto in essa l'unica soluzione possibile in quel momento dei gravi problemi che agitavano lo Stato romano. Possiamo affermare di conseguenza che la Costituzione fu il prodotto di un incontro riuscito, dopo molti scontri, fra le diverse anime della democrazia e del liberalismo democratico italiano, e ciò, credo, ne aumenta di molto l'importanza. Ma siamo nel 1849, signori. Noi oggi viviamo nel 2013. Allora, se tanto qualcuno avesse fatto tesoro, no, di questa Costituzione, come ho letto, io non ho letto a caso questo articolo, l'ho letto perché
Quello che importa è dire che questa Costituzione non fu il prodotto di alcune persone, magari legate intrinsecamente al pensiero mazziniano. Fu il prodotto di tutta una serie di movimenti democratici che erano movimenti che esistevano allora ed erano nati da pochi decenni, e esistono a tutt'oggi. E allora com'è che voi con la maggiore tranquillità possibile andate travisando tutte queste cose, e quando parlate di Costituzione non ci date la possibilità di affrontare il problema per quello che è, se non altro nelle matrici? Perché noi vi diciamo, e con questo concludo almeno per il momento, la Costituzione italiana è qualcosa di molto peggiore della Costituzione romana del 49. Perché? Perché pur avendo partecipato tutti questi componenti, la Costituzione romana 1849 è costituita in pochissimi articoli. Perché bastano pochi articoli, basta il principio, bastano poche leggi, a patto che vengano approvate, a patto che vengano realizzate, a patto che vengano fatte ubbidire dai cittadini, non come la situazione italiana di oggi, che è un affastellamento sia a livello di Costituzione che di leggi, di tutta una serie di leggi prodotte a capocchia da questi mascalzoni, e che proprio perché sono prodotte a capocchia non possono essere messe in pratica. E adesso